è che se quella zona del cervello viene danneggiata, accadono delle cose. Così come noi sappiamo che la sede del linguaggio... Sabato 26 gennaio all'interno del Palazzo della Cultura in Piazza Alighieri si è tenuto il convegno Musica Terapia dell'Anima, il grande potere terapeutico di musica e danza che parte dalle origini del tarantismo ed arriva nell'odierna musicoterapia. L'evento promosso dal comune di Galatina. Saluti del sindaco Cosimo Montagna e dell'assessore Alberto Russi sono seguiti gli interventi di Alessandro Meluzzi, psichiatra, Salvatore Colazzo, professore straordinario di pedagogia sperimentale dell'Università del Salento, Vito Antonio D'Armento, docente di sociologia ed etnografia dell'Università del Salento, Eugenio Imbriani, docente di antropologia culturale all'Università del Salento, Vincenzo Ampolo, psicologo psicoterapeuta, Stefano Centonze, musicoterapeuta, Giuseppe Refrigeri, professore ordinario Libera Università Luspio, Leonardo Bianchi, etnosociologo e Gianluca Milanese, musicologo. Con questo convegno continua il percorso formativo dell'amministrazione comunale di Galatina sulla ricerca e studio del fenomeno del tarantismo, già attivato il 29 giugno dello scorso anno con il convegno I luoghi del tarantismo, con un importante secondo incontro che sfocia nella musicoterapia. L'iniziativa ha offerto la possibilità di ricevere 10 crediti formativi e ha segnato un secondo importante momento formativo espletato da uno staff di docenti di grande livello e coordinato dal grande psichiatra Alessandro Meluzzi, il quale crede fortemente nell'approccio musicoterapeutico che oramai da diversi anni costituisce una modalità di intervento riconosciuta e applicata in ambito psichiatrico all'interno di un progetto riabilitativo terapeutico. Si è creato un interessante dibattito arricchito dall'esperienza in cui è stato ampiamente descritto e discusso il fenomeno del tarantismo, della musica popolare salentina, del suono del tamburo come cura e guarigione del malato morsicato dal ragno, testimoniando anche l'efficacia dell'uso della musicoterapia nel fenomeno del tarantismo. Nel tarantismo, difatti, la musica con il suo ritmo ridona vita alla persona con la sua caratteristica principale, ossia il movimento. Quindi il rapporto che unisce musicoterapia e tarantismo è strettissimo, dove suono e danza danno una confermata funzionalità terapeutica mediante la quale l'individuo morsicato riesce a trovare pace e riesce a liberarsi dallo stato di trance in cui si trova. Per dare maggiore valore alla parte teorica, nel pomeriggio, sempre all'interno del Palazzo della Cultura, è stato organizzato un laboratorio pratico dove è stato messo in atto il grande potere terapeutico della musicoterapia. Questo convegno è uno dei tasselli del piano strategico adottato dall'amministrazione comunale che mira a promuovere la città di Galatina con un'immagine adeguata, centrata sulla sua storia e sull'immenso patrimonio artistico-culturale che costituisce un forte marcatore. Intanto perché c'è una lunga tradizione che risale a Ernesto De Martino e i suoi studi fatti qui alla fine degli anni 50, ma poi direi questa dimensione della Taranta per le caratteristiche culturali, simboliche, motorie, linguistiche di questa straordinaria tecnica del corpo e dell'anima è qualcosa che oggi force, fatti delle dovute distinzioni e i dovuti adattamenti, può essere utilizzata anche come una chiave per affrontare certe problematiche nella moderna psicoterapia e nella moderna psicologia clinica. Quindi io credo che sia molto interessante essere qua e sia molto interessante affrontare la questione non in termini puramente teorici, non in termini puramente astratti, non in termini esclusivamente storico-culturali, ma anche diciamo, nella pragmatica della possibile fruibilità di questa modalità come terapia dell'unità psicosomatica dell'umano. E Galatina è una città bellissima, direi che è una vera perla di questa terra, anch'essa bellissima che è il Salento, e quindi credo che sia bello poter godere non soltanto della sua straordinaria struttura architettonica, della sua bellezza, ma anche di un'atmosfera, di un clima, di una simpatia delle persone che fa parte del paesaggio importante che è il paesaggio umano.
Ma sai, il tarantismo è una musica liberatoria, una musica che consente di incorporare meglio le emozioni nella ragione e quindi serve a rimettere insieme quelle coscienze che sono frammentate. Chi fa delle cose molto gravi, come è successo anche qui recentemente in Puglia, dove questo brutto personaggio ha fatto esplodere una bomba davanti a una scuola, ha una coscienza scissa, ha una coscienza rotta, ha una coscienza divisa, ha una coscienza schizzoide, che non significa necessariamente che sia un malato mentale che deve essere trattato come tale. Però la ricomposizione della coscienza è sempre un qualcosa di utile e direi anche di terapeutico nel mondo. Quindi io credo che pensare di utilizzare anche in psichiatria forense tecniche del corpo e della mente di questa natura non sia una cosa astratta, bisogna naturalmente lavorarci, pensarci, come in tutte le cose, costruire. Lavoriamo sui grammi, si dice così in bioenergetica, sulla terra netta, perché è una sorta di, chiamiamolo, di sveglio muscolare. È un appuntamento che si collega direttamente con il precedente convegno del 29 giugno, i luoghi del tarantismo, e va a coronare un disegno, la ricerca del fenomeno del tarantismo. Sì, abbiamo un grande, forse uno dei più grandi psichiatri del momento in Italia, che andrà a coordinare uno staff di professionisti altrettanto all'altezza, proprio per andare comunque a individuare quindi lo studio e tutta la ricerca che c'è riguardo alla musica popolare e quindi alla musica terapia, quindi musica popolare come musica atta alla guarigione di determinate patologie. E questa amministrazione comunale si sta sforzando di risaltare le risorse espresse e inespresse del nostro territorio, una città ricca di patrimonio, con un grande patrimonio artistico, culturale e che ancora comunque in gran parte da sfruttare, da valorizzare totalmente. E io mi auguro che questo convegno dia comunque l'input all'attuazione proprio della musicoterapia attraverso appunto l'utilizzo della musica popolare, e che quindi a Galatina nasca comunque un centro. Mi auguro proprio questo, quello che si augurano anche i professori, gli accademici che oggi comunque sono stati invitati al tavolo dei relatori, che nasca proprio un centro in cui viene utilizzata la musica popolare, quindi la pizzica, per la guarigione di determinate patologie. Se non siete abituati, le prime volte fanno...